Allora, proseguiamo con questa seconda giornata della festa, della seconda festa provinciale del Catanzaro Valencia. Ci troviamo in questa nuova più accattivante location. Nel frattempo fervono i preparativi per la serata con i gruppi musicali che avvieteranno la nostra iniziativa. La seconda parte della festa è dedicata ad altri dibattiti come abbiamo fatto ieri nella prima giornata presso il parco della Roccelletta, una location molto suggestiva nella quale abbiamo discusso di tanti argomenti. Oggi noi ci concentreremo in maniera particolare su un argomento fondamentale che noi come CGL abbiamo voluto intitolare Sulla mia pelle. Questo perché ci aiuta e ci dà il senso della iniziativa e della campagna che noi come CGL, sia a livello locale ma soprattutto a livello nazionale, stiamo portando avanti per la raccolta delle firme su tre leggi di iniziativa popolare. In maniera particolare noi parliamo di una legge di iniziativa popolare sulla depenalizzazione del consumo e la riduzione dell'impatto penale per quanto riguarda l'uso delle droghe. Poi una seconda legge di iniziativa popolare, quindi il nostro impegno alla raccolta delle firme per la legalità e il rispetto della Costituzione nelle carceri, ed infine ci stiamo impegnando per la introduzione del reato di tortura nel codice penale. Sono tre impegni molto importanti, molto fondamentali, che comunque danno il segno del nostro obiettivo di come ci si può impegnare nel campo del rispetto dei diritti civili. Ne parleremo qui oggi in questa location con Arianna Mazza, con la dottoressa Arianna Mazza della Casa Circondariale di Catanzaro, dove svolge il ruolo, il compito di funzione di educatrice, con Giuseppe Di Corsia, antiproibizionista, il quale ci darà anche uno spaccato di vita vissuta, un'esperienza vissuta in primo piano, e con Roberto Iovino della CGL Nazionale, appunto per dare il segno della partecipazione della nostra organizzazione a livello nazionale su questo tipo di su questo impegno e su questa campagna di raccolta firme. Io credo che, ovviamente io non mi sono presentato, sono Bruno Talarico, sono il segretario provinciale organizzativo della CGL Catanzaro Lamezia e cerco di destreggiarmi in questo nuovo compito che probabilmente non riuscirò a svolgere in maniera più compiuta come dovrei. Passo subito la parola ai diretti interessati, quelli che in un certo senso ci possono dare, come dire, il segno fondamentale dell'iniziativa che stiamo portando avanti. E in maniera particolare vorrei iniziare con Arianna Mazza, educatrice della Casa Circondariale di Catanzaro, alla quale vorrei rivolgere una domanda molto importante. Ma è proprio necessario, secondo te, che ritieni che sia utile la raccolta di firme per un'iniziativa per la legge di iniziativa popolare per far rispettare la Costituzione nelle carceri? Ritieni che oggi, a distanza di tanti anni dall'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale, si sente il bisogno o comunque si è avvertita questa necessità? Thank you.
disturbi penitenziari insieme ad altre tipologie di detenuti, quindi a dover essere sottoposti a un regime che non gli appartiene assolutamente, che non fa altro che peggiorare la loro situazione, lo stato di persona malata che ha una dipendenza che deve essere curata. Quindi Arianna, se volendo aggiungere anche altro argomento alla discussione, oltre alla questione della Costituzione, allora è fondamentale anche questa, il fatto che noi raccogliamo le firme per la depenalizzazione. Assolutamente sì, perché questo porterebbe a un grandissimo sfollamento all'interno degli istituti penitenziari. Ma sono comunque. Ma pensi che sia utile solo questo? No, sono tutte e tre collegate le proposte. Sono tutte e tre collegate sia all'applicazione dei principi costituzionali, anche la cultura stessa, se vogliamo, e allo stesso tempo la depenalizzazione, cioè comunque sia non è concepibile che si ritrovino insieme detenuti per reati che comunque utilizzano droghe leggere con detenuti che sono lì perché hanno utilizzato droghe pesanti. E non è neanche corretto inserire in dei circuiti penitenziari persone che comunque non hanno, cioè in carcere, per queste persone non può fare nulla, cioè vengono messe lì esclusivamente. Ma non del tossicodipendente, che quindi si ritrova in una situazione non sua, e il rischio maggiore è che esca dal carcere, soprattutto nei periodi di custodia cautelare, quando ancora non è introdotta la condanna, o dell'utente. Ma a questo punto cerchiamo di comprendere al meglio quelle che sono le ragioni che a un certo punto hanno spinto la CGL a livello nazionale ad avviare questa campagna di raccolta firme. Perché un motivo ci sarà, non penso che la CGL si sia alzata una mattina e si sia scoperta. Quindi con Roberto Iovino della CGL nazionale, al quale mi posso non domandare, c'è un perché del quale la CGL ha ritenuto doversi impegnare in prima persona? Ce ne sono principalmente due. Il primo è che le carceri, nel caso specifico, sono dei luoghi di lavoro. E noi abbiamo una grandissima sofferenza del personale a causa di strutture legislative. Cioè non è pensabile che ci sia un eccesso di, da un lato, un sovraffollamento dovuto alle leggi, che poi si affianca a un disinvestimento di quelli che sono gli strumenti per il personale che è costretto a lavorare in delle condizioni allucinanti. Questo è il primo punto, la tutela del lavoro di quei luoghi. Oggi noi non possiamo pensare di ridare senso a quelli che sono degli istituti per l'affermazione della legalità senza misurare gli investimenti che vengono fatti e le leggi che vengono fatte. Perché troppo spesso nel nostro paese abbiamo visto delle leggi che poi alla fine si sono, semplicemente hanno scaricato il problema su chi in quei luoghi ci lavora. Quindi il primo presupposto di partenza è tutelare chi lavora in quei contesti, che si trova a gestire delle inefficienze che sono dovute a dei difetti di sistema e delle leggi sbagliate. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo invece è molto più alto, o allo stesso tempo alto, cioè il tema della legalità è un tema centrale, perché nel nostro paese il tema della legalità, e questa parola viene un po' usata in modo troppo ampio, svuotata in alcuni casi, tutto è legalità, poi in realtà ci rendiamo conto nell'applicazione concreta delle leggi, delle norme che vengono fatte, che spesso si fanno dei proclami e degli spot che poi non hanno nulla a che vedere con quella che è il concetto vero di legalità democratica. In un paese dove la tortura non è reato, come si fa a parlare di concetto alto dell'affermazione della legge in un paese democratico che non è reato di tortura, dove le scene di Genova e della macelleria messicana hanno fatto il giro del mondo qualificandoci come un paese alla stregua di quello che noi oggi vediamo in Turchia? Come facciamo a pensare di affermare la legalità nel momento in cui un consumatore di sostanze stupefacenti, leggere o pesanti che siano, viene messo sullo stesso piano delle organizzazioni criminali che vendono quelle sostanze stupefacenti? Allora, noi veniamo da diversi anni, circa tre, di fortissimo impegno sulla legalità economica.
E quindi per noi queste tre leggi messe insieme, queste tre proposte integrate, perché quando si fa una proposta per abolire il reato di clandestinità in Italia si fa una proposta giusta che riafferma la legalità e quello che prevede la nostra Costituzione, per noi è una proposta da sostenere. Allora, in questo caso specifico non si possono, dal mio punto di vista, ma anche un ragionamento che abbiamo fatto come organizzazione, non si possono prendere queste tre proposte separate. Queste proposte vanno integrate perché attraverso una serie di strumenti, soprattutto intaccando quelle che sono due leggi sbagliatissime, come la legge Bossi-Fini e la legge Fini-Giovanardi, si fa quello che è un reale intervento svuotacarceri. Noi negli ultimi 4 anni abbiamo visto 4 decreti, l'ultimo 2 giorni fa, propagandato come decreto svuotacarceri, che in realtà non fanno altro che ciclicamente riproporre lo stesso problema. Perché il rischio, se non vengono abrogate queste norme, se non si fa un investimento sulle pene alternative, è come dare gli strumenti giusti al personale che opera in questi contesti, attraverso soprattutto un investimento sulle politiche sociali, noi fra 2 anni saremo allo stesso punto. A quanto ho capito pochi giorni fa, basta questo dato, ne cito solo uno, e il 4° libro bianco presentato da una serie di organizzazioni, Antigone, CNCA, tutta una serie di organizzazioni che insieme a noi promuovono queste leggi di iniziativa popolare, ci raccontano del fatto che il 37% della popolazione carceraria è all'interno degli istituti penitenziari perché è sostanzialmente stata denunciata o per la legge Fini-Giovanardi o per la legge Bossi-Fini. Il 37% della popolazione carceraria, capite bene che parliamo di un provvedimento che davvero cambierebbe la vita di quegli istituti penitenziari. Allo stesso tempo, aggiungo solo quest'ultimo dato, più volte sono stati fatti annunci da parte di governi presenti e passati su alcuni lavori di manutenzione e di ampliamento delle residenze penitenziarie, sono stati investiti dei milioni di euro, allo stato attuale non è stato alzato neanche un mattone. Quindi un'organizzazione come la CGIL, che è un'organizzazione sindacale, che difende i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia, sostiene queste tre leggi perché è profondamente convinto che attraverso queste tre leggi intanto ripristiniamo la legalità democratica, che è una parola troppo svuotata, e facciamo anche un invito alla politica, perché delle leggi di iniziativa popolare, se vogliamo, mettono anche un po', spingono attraverso un processo partecipativo, una politica che su questi temi troppe volte è stata o distratta o è andata avanti per slogan, come quelli del ministro Maroni, il ministro degli interni, ma anche dei vari ministri della giustizia ai tempi Alfano, che su questi temi hanno fatto solo campagne elettorali e non hanno fatto nulla per migliorare le condizioni di chi lavora e di chi risiede in quegli istituti, facendo delle leggi esclusivamente ideologiche. Sei stato molto chiaro nel rafforzare l'idea dell'impegno della giugione, però a questo punto vediamo se poi tutto quello che noi diciamo stasera non si scontra con quelle che poi sono le realtà individuali e i casi concreti, per cui è a questo punto di un vero caso concreto, noi ce l'abbiamo qui con noi, ne parliamo direttamente, ed è Giuseppe Nicosia, antiproibizionista, il quale ha un vissuto di esperienza personale che in un certo qual senso ci dice, ci vuole raccontare la sua esperienza rispetto anche a questo, ai temi che noi affrontiamo. Sì, io nel 2008 sono stato arrestato perché avevo coltivato delle piante di canapa per uso personale. Io consumo cannabis da 22 anni, sono tabacco, bevo alcolici, ho una vita regolare, sono sposato, sono educatore alimentare, laureato, passione per lo sport, però appunto io sono un consumatore di cannabis, ma come per me la cannabis è esattamente come per un consumatore di alcolici può essere il vino, bevuto magari a tavola. Questa esperienza mi ha portato a conoscere il mondo degli istituti penitenziari, e da lì inizia la mia battaglia per denunciare quello che succede all'interno delle carceri. Si parlava praticamente, parliamo noi di queste tre proposte, di questa raccolta firma per migliorare prima di tutto la condizione all'interno delle carceri. Le carceri oggi sono degli istituti che garantiscono solo ed esclusivamente la punizione,
il recupero all'interno degli istituti non esiste. Abbiamo 66.000 detenuti al fronte di meno di 44.000 posti reali, anche se il Ministero dichiara 47.000, c'è una indagine in corso per dimostrare, cioè, che appunto non sono reali questi numeri. All'interno di questi istituti si parlava del lavoro, della difficoltà da parte della polizia penitenziaria che deve svolgere il lavoro, ma parliamo anche del lavoro come recupero. Nella carta del detenuto c'è scritto che al primo posto per il recupero dell'individuo c'è il lavoro. Ecco, in Italia qualcosa a meno del 10% forse come detenuti lavora, i lavori che vengono svolti all'interno degli istituti penitenziari, come quello dove sono stato incluso io, è quello di fare sostanzialmente, permettetemi il termine, lo scopino, quello che pulisce i corridoi. Questo non ha riabilitazione sociale, perché dopo 3-4 anni di stare incluso all'interno di carcere, svolgendo queste mansioni che possono essere il cuoco, cioè fare il cuoco, fare appunto le pulizie, non qualificano assolutamente l'individuo. In Italia spendiamo 114 euro e 13 centesimi al giorno per un detenuto, questi sono dei dati che ci va il Ministero, ma questi soldi sono ben spesi. In Italia abbiamo il 70% di recidiva. La recidiva è una perdita sociale, non solo economica, perché abbiamo tenuto dentro un detenuto che non è stato recuperato, ma diventa una perdita economica, perché più che una perdita economica anche una perdita sociale, perché il detenuto che è all'interno del carcere, se si qualifica solo nel negativo, cioè imparerà a delinquere meglio di come ha fatto, peggio, non so che termine utilizzare in questo caso, e tornerà appunto a ledere all'interno della società, ma più che altro per disperazione. Quando si sente propaganda politica, fatta anche da determinati individui che pubblicizzano la certezza della pena, perché dicono che la recidiva non c'è, c'è il recidiva in Italia perché non abbiamo delle pene certe, delle pene forti, ma è una grandissima bugia, perché in Italia noi abbiamo 180.000 prescrizioni l'anno. Cos'è una prescrizione? Una prescrizione si verifica quando una persona che dovrebbe essere condannata per aver consumato un crimine non riesce a essere giudicata in tempo, non viene giudicata in tempo e quindi viene liberata, cioè non finisce neanche in carcere, non viene giudicata. Quindi in Italia la certezza della pena non c'è. C'è soltanto per quei poveri disgraziati, mettiamola così, che commettono reati minori, reati che la punizione fisica del carcere, perché a questo, di questo parliamo, realmente non so che tipo di riabilitazione possa avere. Io ho fatto 2 mesi all'interno di un istituto penitenziario per aver messo dei semi in terra. Io ho coltivato un campo delle piante di canna, tra l'altro l'articolo 73. Questo è stato il mio problema. Cerchiamo di parlare di questo. Quindi da lì la necessità anche di andare a unirmi contro la struttura. In Italia c'è un gravissimo paese socialmente evoluto come l'Italia, non abbia una legge contro la tortura indispensabile. Per ultimo, proprio perché mi tocca personalmente, io sono un antiproibizionista, una legge che vada a depenalizzare il consumo della cannabis, che è tra le sostanze meno tossiche al mondo. Cioè non esiste una dose letale assimilabile per me, per l'uomo, cioè non riusciamo ad assimilare. Mentre gli alcolici sappiamo benissimo che sono sostanze altamente tossiche, vendute liberamente in Italia, anche i minorenni, cioè per legge non si potrebbe fare, però se qualcuno vede ad un supermercato un minorenne che acquista una bottiglia di vodka, non lo ferma nessuno, come se lo stesso minorenne dovesse entrare in un tabacchino a comprare delle sigarette, non verrebbe minimamente fermato, magari di chiedere a qualcuno a che ti servono, dirà li compro ai miei genitori. Sì, e a questo punto però noi dobbiamo, rispetto anche a quello che tu dicevi, dobbiamo fare anche i conti con la realtà. E in questo caso io a questo punto mi domando, e lo chiedo soprattutto ad Arianna, che è direttamente, come dire, interessata nel mondo che vive proprio perché ci lavora, ma l'amministrazione penitenziaria o l'amministrazione della giustizia nel suo complesso, che poi non si può parlare di un singolo settore, bisogna parlare dell'amministrazione della giustizia nel suo complesso, secondo te come affronti? Il problema che viene attualmente affrontato si cerca di
dove? I problemi sono tanti, si conoscono, si evitano. Quindi anche di fronte alle ispezioni che vengono fatte negli istituti, ai vari suicidi che avvengono, è un tema molto delicato quello dei suicidi. Cioè l'impressione che ho io è che poi alla fine nessuno interviene, quindi a nessuno può essere un problema, perché è un po' come la società esterna che vive di carcere, no? Non è un problema mio. Loro, e un po' siamo anche noi istituzione che teniamo fuori la società con lo scopo di non far conoscere quello che c'è dentro, no? Perché ci vergogniamo, quindi continuiamo a rimanere isolati, continuiamo a rimanere in questo stato che non esiste a oggi nessun provvedimento tale che possa modificare la situazione, anche il popolo, quindi anche nel singolo episodio di suicidio, per quanto possa essere grave, non c'è nessuna forma di serio libero. Succede che non viene solo tra i Sì, è un fenomeno che colpisce moltissimo anche gli agenti di polizia penitenziaria, quindi è il sintomo di un disagio che va oltre le... Però a questo punto noi dobbiamo fare i conti anche con un altro in questa realtà. Roberto, secondo te la raccolta di firme di queste leggi che noi oggi sosteniamo e propugniamo, secondo te sono sufficienti rispetto anche ad un periodo abbastanza complicato che noi viviamo nel nostro paese, in cui si parla molto di austerità? Allora a questo punto non c'è il rischio che la soluzione non venga veramente presa in considerazione seriamente con quello che noi proponiamo e che per ragioni anche economiche? Questo è un tema molto serio, perché come si diceva prima, il costo di un detenuto non è un costo irrilevante per il nostro paese. Allora qui bisogna anche capirci su come vengono investite le risorse, perché io penso che gran parte dei soldi che noi investiamo per sostanzialmente tenere gli istituti penitenziari in una condizione sostanzialmente di residenza potrebbero essere investiti sul piano delle pene alternative e su quel punto che toccava lui, che è importantissimo, della dimensione rieducativa della misura cautelare. E qui c'è da fare la spending review seria, perché il fatto che oggi l'amministrazione non abbia un disegno permette sostanzialmente la destinazione ciclica di tante risorse che secondo noi andrebbero invece ponderate e ovviamente tenute sulle residenze penitenziarie nel momento in cui ci sono dei reati assolutamente che meritano misure restrittive come il carcere, ma investite in quelle che sono le pene alternative ed educative, soprattutto quando ci troviamo in un contesto dove gli under 30 all'interno degli istituti penitenziari sono sostanzialmente più del 50% dei detenuti italiani. Quindi dove c'è un'esigenza di pene alternative, di educazione, di reinserimento, qui parliamo di carne ed ossa, parliamo di questioni che attengono proprio alla vita delle persone. Allora, le percentuali sulle recidive di cui che sentivamo prima ci dimostrano che alcuni investimenti fatti sono stati degli investimenti sbagliati, o almeno degli investimenti passivi, cioè spesa passiva esclusivamente in chiave residenziale, che non hanno avuto una funzione né deterrente né educativa e di reinserimento nella società di chi ovviamente è lì per motivi di condanne o per misure cautelari. Allora, io penso che questo sia un tema serissimo, però dobbiamo anche fare un'operazione importante. Noi abbiamo sottoscritto le tre leggi e le promuoviamo perché pensiamo che a maggior ragione in una fase di incertezza politica serve un maggior protagonismo della società civile. E nel momento in cui tante realtà, anche diverse tra di loro, perché noi siamo un'organizzazione sindacale, ci sono
è una, un cartello molto plurale e ampio quello che promuove le privilegi, ma più si accendono dei fari su situazioni che noi definiamo di illegalità come quelle di cui stiamo parlando, più si riesce anche a spingere e a imporre alla politica quelle che noi riteniamo delle vere emergenze del paese. E quindi a maggior ragione in una fase di incertezza dove non si riesce spesso ad avere un interlocutore credibile, perché al governo, come dire, un giorno si prendono delle scelte, un giorno dopo se queste stesse scelte vengono rimangiate, noi pensiamo che serve un maggior protagonismo della società civile e delle organizzazioni sindacali e non, perché io ricordo sempre che il nostro è un paese dove, come nel caso suo, se coltivi in modo totalmente per uso personale una pianta, ti fai 2 mesi di carcere, ma allo stesso tempo il falso in bilancio e l'autoriciclaggio non sono reati contemplati dal nostro codice penale. Quindi per questo dico, sono dei temi talmente seri che non possono essere banalizzati nella magara e nella, come dire, campagna elettorale permanente a cui siamo costretti ad assistere. Quindi per noi legalità è anche questo, ispirarci a quello che viene individuato nei 118 articoli della Costituzione, cioè fare in modo che ci sia una presa di coscienza anche forte, che abbia una spinta di tutte queste organizzazioni che promuovono le 3 leggi, e poi la palla toccherà al Parlamento. Io spero che il prima possibile, attraverso iniziative come queste, il 26 abbiamo fatto una giornata di iniziative, più di 100 piazze in tutta Italia per raccogliere le firme, sono sicuro che in tempi brevissimi raccoglieremo le 50.000 firme necessarie, depositeremo queste 3 leggi in Parlamento, e io spero che in quel momento emergeranno anche delle sfumature e le forze politiche prendano atto che queste sono delle emergenze e che tutto sommato abbiamo fatto noi anche il lavoro per loro, perché abbiamo individuato delle soluzioni che sono assolutamente sostenibili dal punto di vista economico e sono dei provvedimenti necessari per risolvere una situazione che, ripeto, rispetto all'ultimo decreto svuota carceri, rischiamo di fare questo cane che si morde la coda, e che anche lì vediamo sempre più la dispersione di risorse che invece attraverso le nostre proposte potrebbero essere investite per una soluzione di medio lungo periodo. Però in attesa che il Parlamento si pronunci, noi abbiamo, come dire, la vita reale, quindi né possiamo pensare che si possa risolvere questo problema insieme a tanti altri che il nostro Parlamento negli ultimi 40 anni non ha affrontato. Come dicevo prima, noi abbiamo una vita reale, la vita reale ci dice che i conti sono questi, la normativa vigente è questa, per cui dobbiamo prendere atto che è così. A questo punto non tutti hanno la tempra e il carattere di Giuseppe, in dubbio, che probabilmente lo affronta con molta più determinazione rispetto a tanti altri. E a Giuseppe io chiedo, secondo te quali consigli potresti dare? Allora, io non penso di avere questa gran tempra, cioè io sono fermamente convinto delle mie scelte, solo questo, so di non ledere nessuno e mi ritengo un cittadino che vuole essere libero di portare avanti determinate scelte. Io, a parte l'antiprevisionismo, mi ricollego a quello che ha detto un po' la dottoressa, diceva praticamente che all'interno degli istituti c'è la volontà di far conoscere determinate realtà. Io in carcere ho voluto fare proprio l'opposto. Io durante i 2 mesi di detenzione, che poi sono diventati comunque 3 anni perché io ho continuato questo percorso di punizione tramite i domiciliari, la mia alternativa, anche quella finalizzata a cosa, me lo chiedo tutt'oggi, perché rimanere chiuso 24 ore su 24 in un appartamento per oltre 2 anni, che tipo di recupero deve portare l'individuo? Cioè è un mea culpa, ma di cosa? Io non ho ucciso nessuno, non ho preso nessuno. Forse me stesso pensa qualcuno, però cioè, è la stessa cosa che nello stesso modo che lede se stesso chi beve un bicchiere di vino a tavola tutti i giorni. Sostanzialmente in carcere ho scritto un libro, si chiama Leone Bianco, Leone Nero, la legge uguale per tutti, che è un libro dove racconto nella semplicità quello che succede giornalmente all'interno di quelle 4 mura. E a volte quando mi capita di presentare questo libro trovo
le persone stupite da questa realtà. Ed è assurdo questo. Cioè, quindi ognuno di noi quello che dovrebbe fare nel suo piccolo è tirare fuori le verità che conosce, far scoprire quali sono le cose che non vanno per cambiarle. Tornando adesso, riallacciandomi al concetto dell'antiproibizionismo, una legge che assolutamente va cambiata. Ma per quale motivo? In Italia, dove ci sono le leggi più repressive contro la canapa, siamo al 17% di consumatori di questa sostanza, mentre in Olanda, dove è legale, solo l'8% consuma cannabis. Cioè, quindi ci sono un po' le discordanze. Bene, io vorrei rivolgere un'ultima domanda ad Arianna, perché lei rappresenta uno spaccato che anche noi come sindacato molto spesso seguiamo per molti motivi, oltre che per le ragioni che ha esposto a noi, ma anche perché noi siamo vicini ai lavoratori, li rappresentiamo, sia per quel che riguarda i lavoratori civili, quelli che non indossano la divisa, e rappresentiamo anche i lavoratori che indossano la divisa, per cui cerchiamo, come dire, di contemplare le diverse esigenze. Ma a questo punto, Arianna, cosa pensi si debba fare per cercare di rendere più umano la vita culturale? Pensi che questa iniziativa che noi stiamo portando avanti possa essere sufficiente, oppure va fatto qualcosa in più? Si parte dalla tutela del diritto alla salute, per esempio, che attualmente gli istituti penitenziari insieme, si parte dalla tutela anche del mantenimento con la famiglia, l'istigazione di rapportare che è stato affrontato con il servizio della famiglia, che è una cosa fondamentale, perché comunque a prescindere da chi commette il delitto, al di là del carcere esiste la famiglia, esistono dei bambini, il carcere esistono delle madri, quindi sia partire dal rispetto dei principi costituzionali e già veramente da con la realizzazione si otterrebbe un momento di respiro nelle carceri, si ricomincerebbe da un punto sia al momento la situazione è incredibile e si conta esclusivamente sul consenso degli operatori di polizia. In questo momento che non hanno assolutamente nessun riconoscimento, a prescindere dal comparto ministeri, io parlo della polizia penitenziaria, non ha nessun riconoscimento e per riconoscimento intendo semplicemente una pacca sulle spalle dire bravo, perché fanno dei gruppi di lavoro sperparti, giornate intere gli istituti penitenziari a contatto con una tipologia di persone proprio identica. Non si lamentano, quindi comunque sia io conto molto su di loro, conto molto sull'apporto che il personale in questo momento sta dando, ma non si può tirare la corda lungo, cioè arriveremo a un momento in cui si spezzerà, quindi partire da lì, da queste tre proposte. Grazie ad Arianna, oltre per il contributo che ci ha offerto, perché dà lo spaccato vero e sincero di lavoro pubblico serio, in un periodo in cui gli attacchi ai lavoratori pubblici e al lavoro pubblico nella sua concezione è veramente alto e raggiunge veramente vette intollerabili. Però ci hai dato una bellissima rappresentazione di quanto il lavoro pubblico è fatto con quando si lavora all'interno delle istituzioni pubbliche con passione e con veramente desiderio di dare e di fare la propria parte. Roberto, a te un'ultima battuta, ho cercato anche di essere nei tempi europei e quindi di non allungare molto il dibattito. Però a Roberto un'ultima battuta, soprattutto per chiedergli un appello per incentivare sempre di più per l'ascolto di queste film e soprattutto di dare il segno di come la CGL si sta realmente impegnando su questa campagna. No, io voglio ripartire dall'ultima cosa che è stata detta, perché c'è tanta professionalità nella pubblica amministrazione, tra l'altro anche noi come CGL nazionale confederale abbiamo avuto una spinta molto forte da parte della funzione pubblica CGL proprio dagli operatori che lavorano
in questo settore e più in generale nel settore giustizia, perché al di là della professionalità, al di là del mancato riconoscimento dal punto di vista economico e della pacca sulla spalla, qui c'è tantissimo senso del dovere e dello Stato. Cioè, questi sono istituti che si reggono proprio perché c'è del personale che fa il proprio lavoro non solo in termini proprio di routine, ma proprio in termini di senso del dovere, che è una merce rara in Italia. Quindi insomma, noi abbiamo fatto una scelta forte, l'ho detto all'inizio e lo ripeto adesso. Incentivare questa raccolta firme significa concretamente, anche semplicemente con una firma, contribuire a un qualcosa di concreto. Tra l'altro vi informo, noi abbiamo appena finito un'altra legge di iniziativa popolare che si chiama Io riattivo il lavoro, quello sulle aziende confiscate alla criminalità, sul riuso sociale delle aziende confiscate. Abbiamo presentato 120.000 firme e abbiamo fatto un incontro con la presidenza della Camera che ci ha annunciato l'imminente modifica del regolamento della Camera dei Deputati per accelerare l'esame delle leggi di iniziativa popolare. Questo ci dà un segnale in più, diciamo una motivazione in più, perché la Presidente Boldrini ci ha assicurato che entro fine luglio sarà modificato il regolamento della Camera dei Deputati per imporre almeno l'esame di una legge di iniziativa popolare al mese, cosa che adesso non c'è, e questo significa che questo strumento di partecipazione diretta alla vita democratica del nostro paese sta riacquistando maggiore vigore e questo ci dà una forte motivazione per andare avanti. E sotto questo punto di vista aggiungo di più: il sostegno da parte della CGIL rispetto a un elemento di pressione politica su questi temi non solo non verrà meno, quindi non solo ci sarà la raccolta firme, ma faremo di tutto anche per giocarci il secondo tempo della partita, che è l'approvazione di queste leggi, e non solo depositare le proposte presso il nostro Parlamento. Prova a stare nei tempi europei, quindi mi fermo. Io non posso che ringraziare gli ospiti che ci hanno, come dire, rappresentato uno spaccato molto importante e che hanno contribuito e contribuiscono a questo nostro impegno quotidiano e costante di raccolta delle firme di queste tre leggi di iniziativa popolare, che ricordo sono modifiche alla legge sulle droghe, e quindi noi chiediamo la depenalizzazione del consumo e la riduzione dell'impatto penale, chiediamo il rispetto della Costituzione nelle carceri, quindi un altro disegno di legge, quindi legge di iniziativa popolare, ed infine l'introduzione del reato di tortura nel codice penale. A questo punto noi pensiamo di aver scritto, penso insieme a loro, di aver sviscerato in fondo l'argomento e soprattutto di aver contribuito anche a far sciogliere o cadere uno dei tanti tabù che il nostro paese ha, insieme a tante altre questioni che probabilmente non affronta e che purtroppo a volte si devono risolvere a suon di sentenze della Corte di Cassazione. L'ultima non è la Cassazione italiana, perché da questo punto di vista dimostra di essere forse contraddittorie in alcuni casi, ma dobbiamo avere qualche lezione di affermazione dei diritti civili dai paesi di oltre dell'Atlantico, quindi ci deve giungere dagli Stati Uniti rispetto anche al riconoscimento dell'unione dei matrimoni per quanto riguarda le persone dello stesso sesso. Ma questo è un altro argomento, una questione che affronteremo in un altro momento, per cui ci rivediamo poi nei dibattiti successivi. Io non posso che dire a questo punto viva la CGIL per l'impegno che propone e propone ogni giorno, soprattutto su questi tre argomenti, argomenti fondamentali. Vi lascio per alcune notazioni tecniche, per cui noi ci rivedremo alle 18.30 per un ulteriore dibattito che parlerà di legalizzazione per la legalità. Grazie a voi.